sono qua con il mio secondo video dedicato al back to school, appunto al rientro a scuola e all'università. Nel primo video vi ho fatto vedere alcune acconciature semplicissime, anche super veloci, perfette quindi appunto per tutti i giorni, in realtà non solo per la scuola ma anche per tante altre occasioni. Mi stavo mangiando un capello. Comunque, in questo video invece vi vorrei parlare di trucchetti, vi vorrei dare alcuni consigli per incominciare al meglio la scuola e per appunto affrontare al meglio il vostro percorso di studi. Mi dispiace se oggi sono un pochino raffreddata, non so se si sente la voce leggermente nasale, però insomma ci tenevo comunque a filmare questo video, ci tenevo a darvi questi consigli. Come sempre vi ricordo di mettere un bel pollice in su a questo video se vi piace e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Il mio primo consiglio riguarda gli appunti. Io vi consiglio tutte le volte in cui iniziate un nuovo quaderno di lasciare almeno un paio di facciate vuote. In questo modo riuscirete poi, man mano che andrete avanti con la materia o con l'argomento, a tornare indietro e a scrivere magari o un piccolo indice oppure anche fare degli schemini oppure dei riassunti. Questo è incredibilmente soggettivo, c'è chi si trova bene con dei piccoli riassunti di alcune righe per ogni singolo argomento, c'è chi preferisce fare degli schemi, c'è chi invece preferisce fare un indice e poi rimandare alle varie pagine, magari mettendo dei post-it oppure dei segnalibri colorati per ricordarsi appunto dove inizia e dove finisce un determinato argomento. Passiamo ora al secondo consiglio. Questa è una cosa che mi dicevano sempre i miei professori quando andavo al liceo, mi dicevano sempre tutte le volte in cui realizzavo un tema di leggere il tema al contrario, ovvero praticamente partendo dall'ultima parola andando fino alla prima, e non dovete leggere le singole parole al contrario, cioè le singole parole le leggete giuste. In questo modo la vostra mente si focalizzerà sulla singola parola e non sull'insieme, e in questo modo vi renderete conto anche magari dei piccoli errori di distrazione che si possono fare quando si scrive, perché spesso quando leggiamo nella mente sappiamo già com'è la frase corretta e quindi magari non ci rendiamo conto appunto di un errore di distrazione. Leggendo invece al contrario questi errori di distrazione saltano subito all'occhio. Il terzo trucchetto invece è un trucchetto che ho scoperto da pochissimo. Praticamente se evidenziamo un testo sul computer e poi clicchiamo sulla voce leggi, il computer leggerà il testo al posto nostro. Scienza che ha per oggetto lo studio, la descrizione e la distribuzione dei vari fenomeni della Terra nella configurazione della sua superficie. Ovviamente non vi consiglio di studiare in questo modo, perché sicuramente si apprende molto 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 di meno, però sicuramente è un trucchetto che potete utilizzare quando magari siete particolarmente stanchi, dopo una giornata magari particolarmente impegnativa in cui avete già studiato per diverse ore. Può comunque essere un trucchetto utile per ripassare. Il quarto trucchetto è utilissimo per tutte le volte in cui non ci si vuol far distrarre dal telefono, ed è secondo me utilissimo non solo per chi studia ma anche per chi lavora. Io ad esempio una cosa che faccio spessissimo anche adesso che ormai non studio più è quella di mettere il telefono o in modalità aereo oppure, se volete, di spegnerlo direttamente. Questo perché, non so voi, però io tutte le volte in cui vedo le notifiche sul telefono, i messaggi su WhatsApp, mi viene voglia di prenderlo e di rispondere, e in questo modo mi distraggo e appunto sono molto molto meno produttiva. Quindi io vi consiglio di metterlo o in modalità aereo oppure di spegnerlo direttamente per non farvi distrarre dai vari messaggi e dalle varie notifiche. Sarà capitato anche a voi di magari mentre state facendo pausa di voler mangiare qualcosa e al tempo stesso guardare un video su YouTube oppure guardare il telefono e non saper bene come mettere il telefono? Ecco, se prendete i vostri occhiali da sole e li incrociate in questo modo, riuscirete poi a utilizzarli come una sorta di piccolo leggio per il telefono, e in questo modo potrete appunto guardare il telefono e al tempo stesso mangiare. Questo sicuramente è un trucchetto utilissimo per tutte le volte in cui si sta facendo pausa, magari durante la ricreazione, in cui volete mangiare qualcosa e al tempo stesso guardare il telefono, sia per studiare o per guardare altro. Il mio sesto consiglio è quello di scaricare delle app che vi possono essere utili per i vostri corsi all'università oppure quando cominciate una nuova scuola. Spesso sono proprio i professori che vi consiglieranno di scaricare determinate app che possono essere che vi possono essere utili, perché appunto possono essere inerenti al vostro percorso di studi. Ci sono anche tante app generiche che vi consiglio di scaricare, come ad esempio i dizionari, app che riguardano l'agenda. Io ad esempio utilizzo Google Calendar, mi trovo veramente benissimo. Un'altra app che utilizzo sempre, anche se appunto non la utilizzo per studiare, è Trello, perché mi permette di organizzare tutti i vari progetti. Insomma, ci sono veramente tantissime app diverse. Io vi consiglio queste, però poi vi consiglio anche di informarvi su delle app specifiche appunto per la materia che state studiando. Sono sicura che non
non vorrete sentire quello che è il mio settimo consiglio, perché l'avrete già sentito dire 1.500.000 di volte da parte dei vostri genitori, o meglio, per me era così, perché i miei me lo ripetevano costantemente, ed è: sistemate le vostre camere. Ok, lo so che non lo vorrete sentir dire, però è veramente importantissimo, non solo perché comunque nell'ordine si sta meglio, si vive meglio, e ve lo dice una persona incredibilmente disordinata. Veramente io sono la persona più disordinata che conosca, dopo mio fratello, lui è più disordinato, però dicevo, oltre che a vivere meglio si riesce anche ad essere molto molto più produttivi. Nell'ordine si studia meglio, perché comunque la mente non viene costantemente distratta dal disordine. Quindi il mio consiglio è quello: perlomeno, se non volete sistemare tutta la vostra camera, se sistemare tutta la camera vi sembra un'impresa epica, perlomeno sistemate la vostra scrivania. Vi sarà capitato la mattina di fare una coda alta, poi di vedere questa coda mano a mano cadere e afflosciarsi nel corso della giornata. Ecco, per far sì che non si afflosci vi basterà prendere una forcina e praticamente infilarla sotto alla coda. In questo modo vedrete che la vostra coda resterà bella alta per tutto il corso della giornata e non si afflosserà. Il mio nono trucchetto per oggi è un DIY che vi aiuterà a creare dei faldoni oppure una cassettiera, in base a quante scatole utilizzate, partendo da una scatola di cereali. Praticamente vi basterà prendere una scatola di cereali vuota e poi ritagliarla in diagonale per appunto creare dei faldoni. Se volete poi la potete anche decorare magari con dei fogli di giornale, oppure con della carta adesiva, oppure con della carta semplicissima utilizzando una colla. E con questo trucchetto potrete o creare dei faldoni per organizzare appunto tutti i vostri quaderni, oppure se mettete una scatola sopra l'altra e non la tagliate in verticale ma tagliate solo questa parte, potete creare una piccola cassettiera. Il mio decimo ed ultimo consiglio per oggi è quello di prendere o una lavagnetta tipo questa, oppure io mi ricordo che quando andavo al liceo utilizzavo questa lavagna a fogli mobili, credo che sia il nome tecnico, che praticamente utilizzava mio papà per lavoro, la utilizzava in ufficio, e io invece la utilizzavo per fare dei piccoli schemi, per fare dei riassunti, e appunto prendere una lavagna e fare dei piccoli riassunti oppure degli schemi, perché comunque scrivere e ripetere poi ad alta voce aiuta tantissimo. Potete ovviamente farlo anche su un quaderno normale, però boh, il fatto che sia un pochino più grande visivamente secondo me può aiutare, o meglio, io mi ricordo che al tempo mi aiutava tantissimo. E questo per oggi è tutto, io vi lascio sia qui che anche nell'info box il video che ho filmato l'anno scorso per il Back to School, in cui ci sono sempre dei trucchetti utili per la scuola e per l'università. Ovviamente sono trucchetti diversi da quelli che avete appena visto. E detto ciò, io vi faccio ancora una volta in bocca al lupo per il vostro rientro a scuola, e vi aspetto nel mio prossimo video. Ciao!